Cari amici modellisti, buongiorno. Allora, noi tempo fa abbiamo presentato le carrozze americane di questo tipo, della Bachmann, carrozze belle, simpatiche. Poi abbiamo presentato anche alcuni carri merce americani. Naturalmente per questi vagoni d'epoca ci mancava la locomotiva. Prima di passare alla locomotiva che abbiamo trovato, un invito. Nel mio canale vengono messi continuamente a cadenza giornaliera o al massimo bisettimanale video su costruzioni di plastico, manutenzioni, acquisti, funzionamento dei convogli, test di locomotive e via dicendo, oltre che una sezione dedicata al camper. A voi iscrivervi non costa niente. Naturalmente più persone che si iscrivono e una volta iscritti cliccate sulla campanella in modo che ogni video che esce vi arriva la notifica e potete vederlo immediatamente. E questo vale per gli iscritti italiani. Per gli iscritti stranieri spero che riescano a tradurre queste mie parole. Tra breve cercheremo di mettere gli avvisi in tedesco, in inglese, in francese, in russo, in cinese, in indiano, in modo da venire incontro ai vari polacco anche, sì, in modo da venire incontro ai nostri iscritti e alle persone a cui interessano i video e che non sono ancora iscritti. Va bene, adesso chiediamo al nostro caro cameraman di tagliare in modo che possiamo preparare la locomotiva. Dicevamo la locomotiva, noi la locomotiva l'abbiamo trovata in Germania, una Bachmann. Praticamente è una Bachmann A440 Mogul e una con carico di legna sul tender della Central Pacific e denominata Jupiter. È la classica locomotiva del West, quella che vediamo nei film western con John Wayne, James Stewart e via dicendo. Locomotiva che ha caratterizzato la storia della conquista dell'Ovest, appunto West americano, e che è stata oggetto di riprese in moltissimi film di cowboy, di truppe cavalleggeri, di indiani e via dicendo. Parliamo della locomotiva
Eccola qui, bella. E in questo caso è una locomotiva digitale Sound della Bachmann. La sua protezione, come sempre, in plexiglass trasparente, con una bella pellicola di gomma morbida protettiva all'interno. E questa è la locomotiva. Ecco, la possiamo vedere meglio. Locomotiva bella, variopinta, ci è piaciuta subito e approfittando del fatto che il venditore ci praticava un forte sconto e il ritiro dell'usato, l'abbiamo ottenuta per meno soldi. Questa è una versione digitale Sound, per meno soldi di analoga locomotiva della Pocher o della Rivarossi usata e versione analogica. Quindi adesso inquadriamo meglio la nostra locomotiva, i nostri carri qui, e poi la metteremo sul binario e faremo subito un test di prova con i vari suoni. Ecco, come possiamo vedere, la locomotiva in primo piano. Adesso, tra le modifiche che faremo nei prossimi giorni, non c'è piaciuto, non ci piace questa catasta di legna troppo plasticosa. Noi quindi adesso prenderemo degli stecchini di quelli degli spiedini, li taglieremo a piccoli pezzi, a sua volta con del cutter li taglieremo a metà, poi li incolleremo qui sopra e li dipingeremo in modo da che sembri un carico di legna vero e proprio. E poi vedremo anche di mettere uno o due macchinisti all'interno in modo da renderla più bella. È già bella perché è già molto variopinta. L'abbiamo scelta tra le alcune che erano in offerta e che avevano colori troppo scialbi. Nel nostro caso le altre avevano questa zona tra le due ruote completamente nera. Noi abbiamo preferito per via del colore, poi dello stemma. Poi questa ha il duomo del vapore in ottone, poi altri particolari come il campanello in ottone, qui il cilindro in ottone, la bella scritta sul tender Jupiter, poi c'è un volantino qui del freno, insomma una bella locomotiva. Adesso questa locomotiva la mettiamo sul binario e testiamo i suoni. Ecco, abbiamo messo la locomotiva sul binario e quindi lei come suoni è partita subito. Poi naturalmente faremo un esame un po' approssimativo della macchina. L'esame più particolare verrà fatto in un prossimo futuro in cui descriveremo la storia di questa macchina. I tasti principali, allora, con F0 si accende la luce anteriore, ha solo la luce anteriore. Ecco, la possiamo vedere. Naturalmente la luce è fioca come quella del tempo, infatti in queste locomotive la luce anteriore veniva fatta con una lampada a petrolio, si apriva lo sportello davanti che aveva riportato il vetro, si apriva, si metteva dentro la lanterna, la si fissava a dei ganci, si richiudeva il vetro e quindi la locomotiva aveva il proprio fanale anteriore, fanale che faceva, nonostante dentro ci fossero degli specchi e il vetro avesse il più delle volte dei
dei sistemi di cristalli tipici dei fari della marina, e quindi in un certo momento, in un certo modo, potenziava leggermente la luce. Comunque, in genere, queste locomotive i macchinisti procedevano alla cieca, sperando che il binario non fosse interrotto, come abbiamo potuto vedere in un nostro video comics intitolato Il ponte danneggiato, o che non ci fossero bestiame, non ci fosse bestiame sui binari in modo da poterlo travolgere e di conseguenza da far deragliare tutto il treno. Rivediamo il tasto 9. Tasto 10. Sarà adesso una griglia associata a uno scarico vapore. Tasto 11. Questo suono. Poi c'è il tasto 13. Aggancio, sgancio. In manovra d'emergenza, dicono qui sul libretto. Poi c'è il tasto 16. Questo rumore, il tasto 17, il caricamento della legna nel focolare, poi c'è il tasto 18, un discorso tra macchinista e capostazione, e il numero 20 un altro discorso. Chiaramente i discorsi sono in slang americano. Va bene, adesso cerchiamo di far partire la nostra locomotiva e vediamo come va. Dalle prime prove bisogna tenere proprio al minimo la partenza, perché sennò la locomotiva ha buona captazione di corrente e parte come un razzo. Interessante notare durante la marcia uno sferragliamento delle parti meccaniche, tipica di queste locomotive. Ok, agganciati i carri, adesso la locomotiva si riporta sul binario principale in modo da consentire ai passeggeri di salire e il treno a partire. Naturalmente possiamo vedere il tipico convoglio del Far West. Questi convogli erano formati da carrozze, e in genere dietro la locomotiva era allacciato, collegato un carro merci coperto. Cosa servivano questi carri coperti merci?
Questi carri coperti di merci servivano intanto per portare le merci, come dice le parole, ma anche per portare i cavalli, perché molte persone che viaggiavano sulla carrozza arrivavano alla stazione col proprio cavallo, lo caricavano attraverso delle pedane mobili, delle pedane di legno che consentivano ai cavalli di salire sul carro. Nel carro poi c'era del fieno, della paglia e dei ganci dove fissare le redini, in modo che così il treno trasportava sia i cavalli che le persone. Una volta arrivati a destinazione, i cavalli venivano fatti scendere sempre attraverso un'altra rampa di legno. Il passeggero scendeva dalla carrozza, montava sul cavallo e proseguiva il proprio viaggio. Quindi adesso, per terminare, ricordiamo che prossimamente ci sarà un video, un test di questa locomotiva con una circolazione sui binari con varie composizioni, ossia con un treno solo merci, un treno merci passeggeri, un treno solo passeggeri, eccetera. Adesso facciamo partire questa locomotiva e mentre la locomotiva parte vi salutiamo. Arrivederci.